Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio raccontarvi delle mie letture dell'inizio dell'anno, dei primi mesi di questo 2023. In realtà non ho letto moltissimo, semplicemente perché ho voluto diciamo leggere proprio quando avevo voglia di leggere, non l'ho voluto prendere come un impegno e tenere il conto dei libri letti ogni mese. In più, se mi seguite su Instagram, a proposito, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per avere le notifiche di ogni nuovo video che uscirà, ma di seguirmi anche su Instagram, io sono Martina Tazza, per seguire anche la mia vita quotidiana e i miei progressi non soltanto nella lettura, ma anche con la nostra bambina, nella scrittura e così via. Ecco, appunto, stavo dicendo che durante i primi mesi dell'anno, se mi seguite su Instagram, avete visto che mi sono dedicata alla revisione del mio nuovo romanzo e quindi molto tempo me l'ha preso questo lavoro, ma va bene così. Ecco, quando ho avuto bisogno e voglia di leggere, ho potuto farlo. Quando dovevo scrivere, ho scritto. Quindi, oltre ai libri che ho letto durante i primi 3 mesi dell'anno, vi parlerò anche delle letture in corso, di qualche nuovo arrivo, giusto per mettere, per parlare di più libri possibile e darvi qualche nuovo spunto. Iniziamo con il primo libro che ho letto nel 2023, perché l'ho iniziato a dicembre e l'ho finito a gennaio, ce l'ho proprio qui, è Per niente al mondo di Ken Follett. Bene, allora ragazzi, parliamone, mattone di Ken Follett, vabbè, come sempre. Lui, il mio autore preferito in assoluto, lo amo alla follia, lo vorrei sposare, peccato che non è più un giovincello, non credo che farebbe per me. Allora, in Per niente al mondo, Ken Follett immagina una serie di piccoli, a volte anche grandi, comunque una serie di eventi che accadono in vari stati del mondo e che presi singolarmente sembrano assolutamente risolvibili e molte volte addirittura risolti, ma che in realtà collegati uno all'altro nel tempo sono la scintilla che fa scoppiare una nuova guerra mondiale e nucleare. Quindi lui praticamente si è fatto questa domanda, ha pensato quali sono le cause che hanno portato allo scoppio della prima e della seconda guerra mondiale. Prese singolarmente non sembravano dei motivi validi, se davvero di motivi validi vogliamo parlare per iniziare una guerra, per segnare poi lo scoppio di un conflitto mondiale. Eppure sono stati questi eventi in successione a portare a questo esito disastroso e quindi lui immagina una cosa del genere qui. Quindi capite che questo libro fa paura perché quello che racconta è effettivamente possibile. Lui, come sempre, dà voce a vari personaggi, uomini e donne, che si trovano in stati diversi del mondo. Uno dei personaggi è, ad esempio, la presidente o la presidentessa, come si vuol dire, degli Stati Uniti d'America. Abbiamo un personaggio appartenente alla politica cinese, la Corea del Nord. Abbiamo due personaggi appartenenti ai servizi segreti, uno francese e l'altro americano, che lavorano nel cuore del Sahara, abbiamo una donna che cerca di emigrare clandestinamente e arrivare in Europa. Quindi, insomma, i personaggi sono tanti, sparsi in tutto il mondo e attraverso i loro occhi vediamo quello che succede. Allora, il libro, non voglio dilungarmi troppo. Tendenzialmente mi è piaciuto perché a me piace come scrive Ken Follett, mi piace il suo modo di coinvolgermi e mi piace soprattutto il fatto che in questo libro ha parlato di argomenti anche abbastanza difficili, no? Perché ci sono tante pagine dedicate proprio alla politica, alle scelte politiche, alle varie figure politiche, al ruolo che hanno, il modo in cui si esprimono le teorie o le proposte che avanzano. Quindi, insomma, riuscire a tenere il passo in un argomento del genere non è sempre semplice. Con lui io ce l'ho fatta perché effettivamente è davvero molto bravo. Il difetto, tra virgolette, di questo libro, secondo me, è che mi è mancato un po' il romanzo. Cioè, questo è veramente la maggior parte del romanzo è del libro è incentrato su strategie politiche. C'è sì anche la parte, diciamo, privata dei personaggi, però è davvero piccola. Gli unici personaggi che hanno una vita privata un po' più approfondita hanno in realtà un ruolo molto minore
all'interno di tutti questi eventi che po portano ecco, allo scoppio della guerra. Quindi non so, a me lui mi piace anche per il modo in cui parla di relazioni familiari, relazioni amorose, per l'appunto la vita privata dei propri personaggi, il modo in cui li crea e li colora. Invece qui, secondo me, restiamo un po' più distaccati e questo un po' mi è mancato. Quindi non è, secondo me, il libro migliore che abbia letto di lui, rimane il fatto che, secondo me, ha fatto un esperimento davvero interessante, quindi se vi piace il genere ve lo consiglio. Ho poi letto Il buddista riluttante, un libro che mi è stato consigliato da una ragazza che ho conosciuto, diciamo, tramite il percorso della adozione, nel senso che entrambe abbiamo intrapreso questo percorso e in qualche maniera siamo diventate amiche, quindi mi ha suggerito questa lettura. Non ce l'ho qui con me perché l'ho prestata alla mia mamma, però per farvi capire quanto mi è piaciuto il libro, l'ho prestato alla mia mamma, l'ho fatto comprare a mia sorella e lo farò leggere anche a mio marito, quindi è veramente bellissimo. Questo libro dà un'infarinatura, diciamo, di quelli che sono i principi del buddismo. Quella che viene considerata da molti una religione, ma che può essere considerata in realtà anche una filosofia, perché a differenza delle altre religioni a cui siamo abituati, il buddismo non ha l'idea di Dio, perché Dio è dentro ognuno di noi, ok? Quindi noi stessi abbiamo dentro di noi questo potere, non so come definirlo, questa meraviglia, la fonte della nostra felicità che si chiama Buddhità e che appunto ci porta a non dover pregare qualcuno di esterno perché le cose, i nostri desideri si esauriscano o le cose belle ecco, ci accadano. Quindi niente, affronta il buddismo da tutti i punti di vista, quindi non soltanto la questione della pratica buddista, ma anche ad esempio quella della reincarnazione, il karma, perché la nostra vita è costellata di difficoltà e di sofferenza, come il buddismo spiega l'esistenza di questa sofferenza e come l'uomo dovrebbe vivere la sua vita. Diciamo che il principio che secondo me è rivoluzionario in questa religione è il fatto che la nostra vita è importante, cioè gli anni in cui siamo su questa terra sono importanti e dovremmo cercare non solo di dargli valore, ma non dobbiamo sentirci in colpa se vogliamo inseguire la nostra felicità, se vogliamo essere felici, se vogliamo che le cose belle ci accadano. Non siamo egoisti se lo desideriamo perché è nella nostra natura e soprattutto non dobbiamo vivere la vita solo in relazione a ciò che arriverà dopo, ad esempio una ricompensa futura come può essere un paradiso, ma dobbiamo cercare di dare valore al qui e ora, che poi, come sapete, è la base della mindfulness, di tutto un mondo che a me affascina e che mi ha fatta crescere e stare tanto bene. Quindi è stata una lettura, io ho sottolineato di tutto in questo libro perché veramente mi piace moltissimo e voglio poterlo sfogliare di nuovo e rileggere tutte quelle cose bellissime che ho letto e che mi ispirano tanto. Il libro poi chiaramente spiega come noi uomini po possiamo raggiungere la felicità, perché la felicità è raggiungibile, esiste, e felicità non significa assenza di problemi, e anche questo per me è importantissimo. Quando si è felici non significa che i problemi non esistono più, ma è cambiato il nostro modo di rapportarci ai problemi, alle sofferenze, a ciò che arriva. Scusate, nel frattempo è arrivata una telefonata, comunque dicevo, è cambiato il nostro modo di rapportarci a queste sofferenze e riuscire a, diciamo, scoprire che c'è del buono in qualsiasi cosa ci accade. Insomma, secondo me è davvero rivoluzionario e interessante e io vi consiglio la lettura di questo libro indipendentemente dal vostro credo religioso perché secondo me merita, è qualcosa che davvero ci fa stare bene sotto tanti punti di vista, quindi super approvato. Altro libro che ho letto è stato quello del Club del Libro, quindi ogni volta che ti picchio, che ho letto per l'ultima riunione del Club del Libro. Allora, se andate indietro all'ultimo video che ho pubblicato prima di questo, parlo proprio della nostra riunione del Club del Libro e per l'incontro di quel venerdì dovevamo leggere ogni volta
volta che ti picchio per poi parlarne insieme all'incontro. Nel video della settimana scorsa già trovate diciamo, due parole su questo libro, anzi direi che ho detto abbastanza, quindi se siete curiosi magari andate a recuperarlo così vi vedete anche tutto il vlog, ve lo lascio o qui, ora non ricordo, insomma, e nell'info box, così vi vedete anche tutto il vlog della nostra riunione e vi dico anche due parole su quel libro. In ogni caso cerco di essere breve qui. Il libro Ogni volta che ti picchio parla di una coppia indiana che si è sposata e è raccontato dal punto di vista, in prima persona, dal punto di vista della moglie che dopo aver sposato quest'uomo scopre che lui in realtà, insomma, è una persona terribile che dapprima inizia con una forte violenza psicologica che poi diventa anche una violenza fisica e sessuale. Quindi un libro molto molto forte, molto intenso. Non vi spoilerò niente dicendo che lei riesce a fuggire da questo matrimonio perché è scritto nelle primissime pagine del libro. Poi, appunto, fa un salto indietro e racconta questi mesi di matrimonio così terrificanti, così terribili. Il marito è un attivista politico, è un comunista che ha fatto delle attività politica che l'ha portato anche ad essere nel mirino dello Stato, anche se non ne siamo sicuri, non capiamo bene se è vero o se è più una paranoia del marito. Fatto sta che con questa scusa, con la scusa sempre di questa ideologia politica, inizia a proibire alla moglie, di truccarsi, di avere dei social, di poter accedere alle proprie mail, deve condividere tutte le password, eccetera, dicendole che da una parte non vuole lui essere scoperto e dall'altra lei deve comportarsi come una donna della classe operaia e non come una piccola borghese viziata. Chiaramente con l'andare del tempo lui poi comincerà ad essere violento anche a livello fisico e insomma la cosa davvero degenererà. E lei racconta appunto tutto dal suo punto di vista, con una scrittura poetica, una scrittura profonda, molto variegata. Ci sono punti in cui lei racconta delle telefonate che intercorrevano tra lei e i genitori, quando lei cercava di dire ai suoi genitori cosa stava vivendo e loro cercavano invece di abbozzare dicendole: ma dai, non farlo arrabbiare, vedrai che con l'arrivo di un figlio lui cambierà, eccetera, eccetera. Oppure immagina di scrivere delle lettere ad un ipotetico amante che lei in realtà non ha mai avuto, ma che è stata accusata di aver avuto dal marito più e più volte come scusa per poterla poi picchiare. Quindi, insomma, è un libro forte, un libro che spezza il cuore e io ho trovato molto interessante il fatto che lei cerchi di spiegare all'interno di questo libro perché lei non è fuggita subito. A tutte quelle persone che additano le vittime di violenza domestica come delle sciocche perché non se ne sono andate al primo schiaffo o insomma, al primo segnale di violenza. Ecco, lei cerca proprio di spiegare a queste persone perché le donne non riescono a fuggire e lo fa in maniera assolutamente comprensibile. E alla fine del libro suggerisce anche a chi regalare questo libro perché potrebbe aiutare certe donne. Quindi, insomma, un libro davvero molto interessante. Anche questo non ce l'ho con me perché l'ho letto in biblioteca. Bene, passiamo adesso alle letture in corso. Come ho detto, non ho letto moltissimo e quindi vi dirò questo. Allora, parliamo di questo: Liberi come la neve. Ok, questo è una lettura, è il libro che sto leggendo in questo momento. È stato scritto da Rita Nardi, che mi hanno detto, perché io non ho TikTok, che è una TikToker, si dice così, non lo so, molto famosa perché che parla di libri e ha scritto anche lei un romanzo per Garzanti, Liberi come la neve. Allora, a questo libro dedicherò praticamente un vlog di lettura che uscirà, se tutto va bene, secondo i miei programmi, la prossima settimana. Quindi vi parlerò del libro proprio mentre lo sto leggendo e conto chiaramente di finirlo durante il vlog. Questo è il punto a cui sono arrivata adesso, però insomma questo video lo sto registrando prima, quindi sarò sicuramente più avanti quando vedrete il video. Comunque adesso sono circa a metà. Ed è un libro che non mi sta piacendo per niente. Avete presente il libro di Melma di Ilenia Zodiaco, quando parla degli young adult, insomma, come si dice, che in realtà ripropongono sempre gli stessi schemi, molto spesso totalmente sbagliati e non adatti, a un pubblico giovane? Qui tutte le cose che Ilenia Zodiaco ha criticato nei vari libri sono presenti. Una relazione
abusante, non so se è il termine giusto, comunque dove lei è chiaramente indifesa, imbranatina, buonissima, e lui invece è un cane rabbioso che ha chissà quali demoni all'interno, oltretutto neppure molto ben descritti in questo libro, che la tratta male, ma in realtà l'ama. E questa unione, ti tratto male perché ti amo, cioè chi disprezza compra, no, anche no, anche perché lui veramente è un cane rabbioso, si comporta in delle maniere assurde, quindi non mi sta piacendo per niente il tipo di relazione che viene descritta qui. Comunque ne parlerò in maniera più approfondita, quindi se avete piacere di seguire la storia, ci vediamo il prossimo venerdì con il vlog di lettura e vedremo un po' come andrà a finire, soprattutto perché sono a metà, al momento non è successo praticamente nulla, quindi boh, spero che tra di voi non ci siano persone che l'hanno amato e che si offendono, chiaramente, perché questa è un'opinione personale, cioè nessun libro è bello per tutti. Però di questo voglio riparlarne perché ci sono davvero tante cose che non mi tornano. Andiamo avanti. Altro libro in lettura in questo momento, che invece mi sta piacendo molto, un libro di crescita personale, diciamo, cos'è La felicità di Daisaku Ikeda, che è il leader del movimento buddista, che mi è stato prestato da un'amica. Questo è un libro che leggo nei momenti morti, tra virgolette, nel senso, magari mentre sto cucinando, non lo so, 10 minuti di tempo, me lo leggo perché sono paragrafi molto brevi, un libro che appunto spiega che cos'è la felicità e come raggiungerla. Per me è sempre interessante e utile sapere come realizzare i nostri sogni e come essere felici, quindi è un libro che mi fa star bene. Poi magari quando l'avrò finito ve ne parlerò in maniera più approfondita. Sempre se avete seguito il mio ultimo vlog del Club del Libro, vi mostro tre titoli provenienti dalla biblioteca che sono arrivati in casa. E sto parlando di Follie di Brooklyn di Paul Auster, Americana di Don DeLillo e Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, che sto leggendo nel momento in cui vi registro questo video e che mi sta piacendo un sacco. È un reportage di una crociera di lusso che questo scrittore fa dopo averla appunto vissuta, aver vissuto questa settimana in maniera ironica ma anche molto profonda, che fa tanto riflettere, quindi non vedo l'ora anche di parlarvi di questo. Altro libro che sta per entrare in casa, avete sentito prima la telefonata della biblioteca, è sempre di Paul Auster, Trilogia di New York, che conto di leggere al più presto, anche perché è una delle letture per il prossimo Club del Libro. Infine, due titoli che, oh, lo prendo, che ho preso ultimamente, che saranno le mie prossime letture: Le sorelle del mare del nord di Anne Prettin, non so. Un libro di cui non mi ricordo la trama perché l'ho preso un po' di tempo fa e non la leggerò per dirvela qui perché voglio la sorpresa. Cioè, tanto ormai l'ho comprato, vuol dire che mi piaceva e quindi a questo punto non mi spoilerò niente. Però guardate che copertina, bellissima, stupenda. Sono proprio le copertine che piacciono a me e quindi l'ho preso. E poi Il Buddha nello specchio, che ho trovato in una libreria qualche giorno fa. Credevo fosse addirittura fuori catalogo questo libro, quindi sono molto contenta di averlo trovato. Non so se notate un certo interesse per il buddismo ultimamente, comunque. E questo qui, peccato per questa fascetta gialla tremenda. Però vabbè, comunque questo appunto credevo fosse fuori catalogo, l'ho trovato, me lo sono acchiappato per 7,50 euro, quindi ottimo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate trovato tanti spunti. Sono curiosa di sapere cosa pensate dei libri che vi ho nominato e ovviamente se avete delle opinioni, dei suggerimenti, nei commenti potete scrivermi tutto quello che desiderate, ok? Noi ci vediamo prestissimo con un altro video, anzi venerdì prossimo con il vlog di lettura. A presto, ciao!